Si chiude oggi la tre giorni della mostra Bonsai Città di Campobasso. L'appuntamento alla prima edizione è curato dal Molise Bonsai Club. Tra i vari esemplari esposti, ed è questa la caratteristica peculiare, anche bonsai autoctoni. Dunque nella saletta civica di Palazzo San Giorgio, proposta alla curiosità e all'ammirazione dei non pochi visitatori, la visione di esemplari del territorio, delle apprezzate piantine, talvolta addirittura all'altezza delle più blasonate essenze di pino o di ginepro delle cultivar orientali. Ed in effetti oggi, in Europa e in Italia in particolare, le piante mediterranee sono molto utilizzate per creare dei bonsai di gran pregio, soprattutto attingendo ad ulivi e olivastri. Anche dai maestri assoluti giapponesi, molto orientati alla conservazione delle tradizioni, è arrivato nei confronti dei coltivatori nostrani il giusto riconoscimento. E a proposito, nelle semplici parole del signor Filippo Fugnitto del Molise Bonsai Club, tutta la passione per questo hobby green. Ci vogliono poche nozioni e tanta passione. Non ci vuole la fretta per coltivare la pianta, insomma, poche accortezze e se posso dirlo, tanto amore per le piante, per la natura. Noi ci incontriamo ogni 15 giorni. E si parla delle varie lavorazioni, coltivazioni e tutto quanto, poi ci si mette lì a lavorare delle piantine per poterle portare poi in seguito a questi livelli. Non ce n'è uno solo, ma cominciamo ad avere quest'olmo, sto pino nero, abbiamo il ginepro, insomma sono tutti belli, chiaramente con lavorazioni diverse e valori diversi.